Siamo a Villa Cagnola e questa realtà così particolare, così ricca, ci viene presentata da Eros Monti, Monsignor Eros Monti, che è il direttore appunto di Villa Cagnola. È per me un piacere presentare Villa Cagnola, una realtà multivalente che sa unire antico e nuovo, sa unire l'antica Villa Patrizia del 6-700 all'attuale realtà, che presenta una capacità di accoglienza, presenta una serie di iniziative culturali, ha in sé una interessante mostra d'arte, comprende dipinti italiani di scuola antica dal 3-400 in poi, presenta una serie notevole di arazzi delle Fiandre dal 500 in poi, una serie di elementi decorativi, porcellane, maioliche, un po' di tutto il mondo. Presenta la possibilità anche di un momento di ritiro spirituale, momenti contemplativi, ha una scuola di teologia per laici. Tra le altre proposte abbiamo una settimana di studi sulla religiosità dell'Egitto, dalle origini fino ad oggi. Ecco, Villa Cagnola è difficile da descrivere nel suo insieme proprio per la ricchezza dei suoi contenuti, che hanno rappresentato anche per me, venendo qui soltanto 10 mesi fa, una sorpresa. È circondata poi da un magnifico giardino all'italiana, da un ampio parco romantico all'inglese, dove gli ampi spazi a prato mettono in evidenza le specie rare, ed è quindi un luogo bello che desideriamo sia sempre più frequentato e accogliente. Venire a Villa Cagnola non è nulla di impegnativo, basta presentarsi in reception, lasciare il proprio documento e avete a disposizione uno spazio per voi, per le vostre passeggiate, per le vostre famiglie. Ecco, Villa Cagnola desideriamo che sia a servizio del territorio e anzitutto delle persone. È la proposta di uno spazio aperto, di uno spazio ricco culturalmente, che può davvero rispondere alle attese di molti. Vi ringraziamo già fin d'ora se verrete a trovarci, a visitarci.